In poco tempo due atti intimidatori qua in assessorato. Sì, chiaramente già 10 giorni fa è stato messo di notte l'attacco nel lucchetto di via Salinas e ieri notte invece è stato posizionato questo ulteriore l'attacco nel lucchetto di via Almeida. È chiaro che siamo sereni da un lato, ma chiaramente questi due eventi, ne parlavamo stamattina col sindaco, ci fanno un po' preoccupare. Preoccupare nel senso che stiamo lavorando su tanti fronti, su alcuni temi particolarmente delicati, ma non voglio in questo momento fare nessun riferimento a nessuno di questi elementi. Auspichiamo e speriamo che sia una ragazzata, ma se non dovesse essere tale, chiaramente tutto questo ci allarma particolarmente. Ho detto chiaramente che questo è un assessorato che sta trattando temi particolarmente complessi e delicati, stiamo affrontando fronti importanti, ma non vorrei in questo momento fare nessun riferimento, non vorrei accostare questo evento a nessuno delle cose che stiamo affrontando. È chiaro che non era mai successo prima d'ora che venisse posizionato della colla attacca nei lucchetti nei decenni, quindi chiaramente è la prima volta e questo chiaramente ci crea diciamo, una riflessione profonda e vogliamo capire. Noi auspichiamo, avendo fatto due denunce, la prima ai carabinieri, questa mattina è venuta la Polizia di Stato, auspichiamo che le forze dell'ordine più presto possano chiarire questa vicenda anche per dare serenità al lavoro che stiamo facendo. Ecco, per concludere, ci sono delle telecamere? Sì, ci sono delle telecamere, però da quello che ho visto su via Almeida mi pare che non ci sono telecamere, mentre dal lato di via Salinas qualche telecamera c'era.